Bella ragazzi, allora, ho avuto un inconveniente, nel senso che avevo già girato questo video. Peccato che ho avuto un problema con l'audio, che ho sentito, mi sono resa conto quando ho finito il video che c'era un eco brutto e quindi ho preferito rifarvelo in modo da sentirlo meglio. Quindi, come potete vedere, avevo già spacchettato la copia di questo Diabolica Anastatica. Però ragazzi, potrete vedere la foto nella copertina, che sicuramente avrò messo la foto del tutto sigillato. E adesso tanto la cosa importante è andare a vedere quello che contiene, quindi nel senso era giusto per dirvi il motivo per cui lo vedete in questa maniera qua. Ma andiamo a vedere allora che cosa contiene appunto. Vi avevo detto che avrei fatto questo video, ragazzi, se avete visto la mia anteprima di Diabolik di questo mese, avevo annunciato appunto che avrei fatto un video una volta acquistato, e quindi eccoci qua, andiamo a vedere subito insieme. Allora, all'interno troverete, per chi di voi non l'avesse acquistato, un fascicolo con degli approfondimenti appunto riguardanti Diabolik, approfondimenti anche inediti, che adesso poi andremo a vedere bene l'interno insieme, così vi farò capire meglio di che cosa si tratta. Poi troveremo due copie, come dicevate voi, alcuni di voi me l'hanno scritto nei commenti, non avevo capito ragazzi che sarebbero state due copie con tutte e due le versioni dei disegni di Diabolik, quindi mi scuso per il video precedente, appunto non avevo detto che sarebbe stata una copia sola, invece ne troveremo ben due all'interno. Quindi troviamo la prima copia, che sarà una ristampa dell'albo proprio originale del 62 con i disegni di Zarcone, che è questa qui, e poi troveremo un altro albo, che sarebbe questo, con la riedizione del 64 con i disegni di Luigi Marchesi. Quindi andiamo a vedere il tutto un po' per volta. Allora, io partirei dal fascicolo, questo fascicolo molto bello, dove troveremo un po' di cose. Allora, adesso vi leggo un po' i titoli che ci sono in copertina. Allora, trama e personaggi, variazioni e ripensamenti, le ristampe, momenti topici. Le diaboliche sorelle, il disegnatore misterioso, consigli per cacciatori di 1, e poi dice che contiene il mini poster della copertina. Quindi andiamo a vedere un po' l'interno insieme. Allora, qua dovrebbe spiegarci un po', da quel che vedo dal titolo qui, scusate qua, questa Anastatica ci spiegherà un po' cosa contiene appunto questa prima uscita. E probabilmente anche ci dirà un po' cosa conterranno un po' tutte, penso, no? Immagino, ragazzi, non l'ho ancora letto, quindi non vi so dire. Cioè, l'ho sfogliato prima perché appunto avevo fatto il video che poi ho dovuto rifare, ma non ho avuto ovviamente modo di leggerlo. E quindi, vabbè, non so dirvi poi tantissimo. Poi qua troviamo i personaggi, quindi ci fa vedere un po' i personaggi principali. Immagino di questo primo numero, sì, da quel che vedo. In più sotto troviamo anche personaggi che poi vedremo più avanti, sto vedendo ora. Poi le diaboliche sorelle, il mito Giussani, quindi troviamo negli approfondimenti proprio riguardanti appunto le creatrici, no, del personaggio. Andiamo avanti. Quando Diabolik non c'era, quindi anche qui approfondimenti, immagino sull'inizio, no? Prima della creazione del personaggio. Sono mie supposizioni, ragazzi, come vi ho detto non l'ho letto ancora, ovviamente. Il disegnatore misterioso. Allora, di questo, ragazzi, io vi stavo dicendo anche quando mi ha parlato dell'anteprima, che mi incuriosisce ancora oggi, anche se io comunque mi sono andata un po' a cercare un po' di cose su Zarcone, quindi vedere un po' delle curiosità su questo disegnatore che appunto è sparito dopo aver consegnato le tavole del primo numero, quindi una cosa per chi è curioso come me, molto interessante. Poi un nome, un formato, un logo per Diabolik, quindi andiamo avanti con questi bellissimi approfondimenti. E qua troviamo, no, scusate, di qua il poster che era stato menzionato nella copertina, ragazzi, guardate, spettacolare, con la copertina appunto di questo primo numero, nella versione proprio originale del 62, quindi spettacolare, davvero molto molto bello. Il figlio di Phantomas,
Fantomas, non ho ancora ben capito la pronuncia di questo nome. Quando Clerville non c'era e il remake. Anche queste copertine molto belle, disegnate. Poi la tiratura del numero 1 e consigli per cacciatori di 1. Quindi qua farà vedere, ragazzi, immagino, dei dettagli da poter controllare se magari qualcuno fosse in cerca magari dell'originale. Quindi immagino. Quindi una cosa molto interessante. Qua un'altra cosa molto interessante, ragazzi, troviamo tutte le copertine delle varie edizioni, delle varie ristampe che sono state fatte del primo numero. Quindi altra cosa molto interessante per collezionisti. Andiamo avanti, ancora stesso argomento. Poi concludiamo con una cosa molto interessante, ragazzi. Allora, qua troviamo frasi celebri, momenti topici. Qui. E qua invece, ragazzi, una cosa molto bella, soltanto che voi dall'inquadratura non penso riuscite a vedere benissimo. Troviamo le copertine dei numeri che troveremo ristampati in questa collana di ristampe appunto anastatiche. E dietro l'anticipazione del prossimo numero, della prossima uscita. Quindi, ragazzi, devo dire che già il fascicolo mi sembra molto interessante, non vedo l'ora di leggerlo. Poi passiamo ai fumetti veri e propri. Allora, abbiamo questa è la prima versione, quella del 62 con i disegni, appunto, vi dicevo, di Zarcone. Troviamo delle differenze rispetto all'altra, adesso vi faccio notare un po'. Intanto questa parte qui è in bianco, nell'altra è in giallo, che dopo andremo a vedere. La scritta e il fumetto del brivido qui è gialla, invece nell'altra è in bianco. Negli occhi di Diabolik troveremo delle differenze di colore. Poi la scritta qua, lire 150, in questo caso è all'interno di un cerchio, mentre nell'altra versione la troveremo in un rettangolo che poi vi farò vedere. Quindi questo per quanto riguarda la copertina. Poi, per quanto riguarda il retrocopertina, troveremo una differenza di colore di sfondo, quindi una un po' più sul rosso, l'altra un po' più aranciata. E un po' una differenza del colore del viso dell'ispettore Ginko. E per finire la differenza sta nella costina, che in questo caso è azzurra con la parte qua dove troviamo all'interno il numero 1, lo sfondo qui dove c'è il numero in rosso, mentre nell'altra versione la costina sarà verde con questa parte in giallo. Andiamo a vedere, vi faccio vedere subito queste differenze di cui vi parlavo. Ecco qua, quindi troviamo questa parte gialla, come vi dicevo, il fumetto del brivido invece troviamo in bianco, il riquadro qui che vi dicevo con lire 150, che qui è in un rettangolo invece che in un cerchio, e il colore è leggermente diverso anche degli occhi. Il retro, come vi dicevo, in questo caso è un po' più aranciato, invece che proprio rosso, lo sfondo, e il viso di Ginko è un po' più chiaro come colore di pelle rispetto all'altra versione. E poi per finire la costina, che qui, come vi dicevo, è verde con il riquadro dove c'è il numero all'interno giallo, e il numero 1 qua in questo caso è nero, mentre nell'altra versione è bianco. Andiamo a vedere l'ultima cosa, ragazzi. Andiamo a vedere un po' l'interno, quindi la differenza poi sostanziale dell'albo all'interno. Allora, iniziamo subito, vi faccio vedere l'interno della versione. Andiamo a vedere questa qua di Zarcone, l'originale, diciamo, del 62, la primissima versione. Qua parte subito la storia all'inizio. Mentre invece nella versione, lo so perché ho fatto il video prima, ragazzi, non perché l'ho già letto o cose varie, lo so perché appunto ho fatto il video prima, che poi non è riuscito, ho dovuto rifare, quindi queste cose, ho già fatto caso a queste cose qui. Qui invece nella versione questa, con i disegni di Marchesi del 64, troviamo una seconda di copertina con il sommario, quindi qualche scritta riguardante appunto di Diabolik, e troviamo anche un frontespizio con Diabolik in tuta, a figura intera. E poi, andando avanti, nelle pagine successive, inizia la storia. Vi faccio vedere giusto qualche differenza, ragazzi, di disegni, giusto qualcosa che si può notare subito.
Partiamo con, vi faccio vedere qualche tavola un po' più magari significativa che andiamo a cercare perché la numerazione, ragazzi, delle pagine è diversa. Come avete visto all'inizio, in questa versione, andiamo a analizzare prima la versione di Zarcone, in questa versione la storia parte subito, mentre nell'altra versione, come avete potuto vedere, c'è il frontespizio, quindi hanno una numerazione diversa le pagine, quindi dobbiamo andare a ritrovare i disegni un po', riuscire a ricercarle. Allora, vi faccio vedere intanto qualche tavola. Vediamo se riusciamo a trovare questa illustrazione dell'ispettore Ginko dopo sull'altra versione, così andiamo a vedere un po' le differenze. Poi andiamo avanti, proseguiamo, vi faccio vedere qualche tavola un po' più iconica, un po' più particolare, vediamo. Ecco, questa per esempio, in questa tavola ragazzi la differenza, ho visto prima, si nota tantissimo. Qua potete vedere gli occhi di Diabolik, come sono fatti in questa versione. Poi vediamo se trovo qualche altra immagine. Ne avevo vista un'altra che era abbastanza significativa per vedere la differenza. Vediamo se riesco a ritrovarla di nuovo. Eccola qua. Qua possiamo vedere una versione di Diabolik senza maschera, quindi con il suo volto. E ve la farò vedere anche nell'altra edizione. Adesso prendiamo l'altra edizione di questa di Marchesi e andiamo a vedere se riusciamo a trovare le stesse immagini anche qui, così vedete subito la differenza. Allora, abbiamo visto la prima immagine, quella dell'ispettore Ginko. Vediamo se riesco a trovarla anche in questa versione. Come vi ho detto, sono diverse le pagine, quindi non posso neanche andare a cercare il numero di pagina per trovarla. Ah, è completamente diversa, immagino, qui come è stata proprio rifatta la storia. Vabbè, vi faccio vedere un'immagine che tanto qua si vede lo stesso come è disegnato l'ispettore. Adesso ve ne faccio vedere una dove, ragazzi, la differenza si nota tantissimo, come ho detto, che è questa. Come potete vedere, ragazzi, gli occhi di Diabolik si vede che sono completamente diversi. Cambia anche un po' il tipo di scrittura delle vignette. Vediamo se ne trovo anche una di Diabolik senza maschera. Ecco qua, anche qua potrete vedere che comunque è un po' diverso anche il personaggio di Diabolik come disegnato rispetto all'altra versione. Niente ragazzi, per quanto riguarda la storia, comunque ovviamente da leggere, il numero 1, io comunque l'ho letto, l'avevo letto se non sbaglio, una versione forse con i disegni di Zarcone, non ricordo se ho letto anche la versione quella con i disegni di Marchesi, sinceramente. Sono sicura di aver letto la versione del 62, ma non ricordo se ho letto anche quella del 64, quindi qui avrò occasione per fare anche un confronto tra le due versioni, quindi una cosa molto interessante. Di leggere gli approfondimenti del fascicolo che vi ho fatto vedere prima, che mi sembrano molto interessanti. Faccio vedere un'ultima volta le due copertine, le differenze tra le due copertine. E niente, ragazzi, io continuerò ad acquistare queste uscite. Non so se le acquisterò tutte, però un po' sicuramente ancora un 4 uscite almeno le acquisterò. Poi deciderò se continuare, vedo anche in base agli approfondimenti. Però io lo consiglio perché per chi è amante di Diabolik anche avere queste ristampe, tra l'altro sono fatte di un materiale, diciamo sono plastificate anche le copertine, quindi molto resistenti, quindi questo cambia un po' differente magari rispetto a vecchie ristampe che erano magari più, sentiva più il cartoncino, però meglio forse in questa versione plastificata in un certo senso perché perlomeno possiamo rileggerli senza rischiare di rovinarli, sono un po' meno fragili rispetto a, come dire, alle versioni delle ristampe che avevano fatto negli anni passati, ecco. Se vedete passare dietro la mia mamma che sta mangiando, quindi sta passando per prendersi le cose da mangiare, non ci fate caso. Niente, detto questo, ragazzi, io vi saluto e vi aspetto nel prossimo video.